Allora, qui dove ci troviamo, consigliere? Allora, qua ci troviamo in via Bistolfi, all'inizio di via Bistolfi, all'angolo. Siamo in linea d'aria pochissimo da dove eravamo prima. Sì, assolutamente, qui siamo in intersezione con via Cima, siamo al confine tra Lambrate e Ortica, i due quartieri periferici della zona 3. Questo palazzo è fermo da circa un anno per pastoie burocratiche e anche per questioni di ricorsi. E sostanzialmente è abitato. Questo palazzo che vedete è la parte più esterna di un complesso in costruzione che è rimasto fermo ed è abitato sostanzialmente da zingari e altre persone senza fissa dimora. Addirittura, come voi volete vedere più in alto, dove ci sono quei pali d'acciaio, quelli non quelli arrugginiti, quelli all'ultimo livello, sono quelli più nuovi, erano state piazzate delle assi di legno a protezione della facciata mancante, ma lo scorso inverno ha fatto freddo e gli abitanti hanno dato fuoco e quindi c'erano anche i falò d'inverno. Qui, verso soprattutto le 7, tra le 7 e le 8, c'è un continuo ritorno a casa dei, tra virgolette, lavoratori che da Lambrate, che vanno a Lambrate per fare la questua e tornano qui per abitare. Qua in via Cima ci sono spesso anche dei bambini che giocano, li ho visti qui con i miei occhi, muniti di scala, salire anche sulla massicciata ferroviaria, che è molto pericoloso, per andare a recuperare il pallone. Insomma, qui siamo... Sembrerebbe di stare, non so, a Beirut. Uno viene qua e dice: ecco qua una persona che sta salendo in questo momento, l'abbiamo vista, l'ho visto sulle scale qua, adesso ci spostiamo. Questa, diciamo, è la parte residenziale pura, mentre qua, sostanzialmente, dove a lato, a destra, è la parte servizi igienici. Lì vanno qui, vanno a espletare i loro bisogni. Quindi abitano da sta parte. Allora, proviamo a entrare. Devo dire che il comune ha bloccato gli accessi con sto cazzillo qui che si sposta in un attimo, ecco. E com'è possibile che ci sia un cantiere? E per quali ragioni è bloccato qui? Sinceramente non sono ancora riuscito a scoprirlo. Si parla di ricorsi e di questioni ovviamente di... Venga sotto, perché se ci lanciano le cose almeno siamo... No, sinceramente non sono ancora riuscito qui a scoprirlo. Però c'è la capanna, la prima capanna dello zio Tom. Sì, vediamo una casetta. E questa è una situazione, guardate un po', voi pensate d'estate cosa potrà essere tra due mesi quando finalmente farà caldo, cosa potrà essere qui, cosa potrà essere anche in termini igienici. Sì, qualcuno ha tirato l'acqua, no? Però è una bella esperienza. Cioè, consigliere, la prima cosa da fare, secondo me, oggi stesso, da parte sua, è fare in modo che l'amministrazione comunale in qualche modo intervenga. Sì, che non lasci al degrado ancora una volta una fetta di città, ma tra l'altro alla delinquenza, in una situazione assolutamente inaccettabile. Voglio sapere anche l'impresa. Ma... Però mi dica una cosa che fa subito, consigliere, perché vede cosa può succedere. Io faccio un esposto ai vigili. Faccio una mozione in Consiglio Comunale, che è questa sera c'è il Consiglio Comunale, facciamo una mozione, faccio un esposto ai vigili urbani e personalmente vado, prendo uno per uno gli assessori e cerco di informarli e dire muovetevi. Io più di così non posso fare. D'altronde non è che io potrei anche venire qui insieme a qualcheduno armato di voglia di lavorare, ma non ho i poteri dell'amministrazione, perché io sono all'opposizione, quindi faccio la mia mozione, faccio una mozione assieme al consigliere di zona, anche in consiglio di zona, e facciamo un esposto ai vigili urbani e informiamo anche la questura, perché qua c'è anche una questione di insomma di assoluto degrado che porta. Ma guardate lì, ma è una roba. Adesso andiamo a guardare, anche perché siamo, ripeto, noi siamo qua a nostro rischio e pericolo. Sento un odore di escrementi, che è una roba. Ecco, mettiamoci sempre. Dov'è l'agenzia delle entrate? Questo palazzo qui, guardate, è a fianco l'agenzia delle entrate, un simbolo dello Stato, dell'ordine per definizione, con a fianco... dello Stato persecutore. E a fianco questo, che è un simbolo dell'illegalità. Siamo attaccati all'agenzia delle entrate. Michela, se vai avanti qua, guarda qua, mamma, i topi. Falli vedere, si sono nascosti, lo so che schifo, però non sei più una ragazzina, adesso non dovrebbero spaventarti, vai sotto lì, vedi, questa è tutta l'immondizia che questa gente butta, fino a 2 secondi fa c'erano anche i topi, probabilmente se ne sono andati, c'è stato un freddo polare in questi giorni e c'è già una puzza incredibile, vedi, se lancio questo magari il topo scappa, aspetta, vediamo se scappa il topo, no, non riesco neanche più a far scappare i topi. E allora, se vieni qua, stai sempre attenta che non ti guardo io, che non ti lancino le cose da sopra. Se vieni qua, è una discarica a cielo aperto, vedi, cioè praticamente l'amministrazione comunale ha anche il dovere, come diceva
Bove, ma io sento dei rumori sopra, no? Ecco, vabbè, è al primo piano. L'attico chi è? Perché in questo caso sono i poveracci che abitano al primo piano. Sì, su c'è l'attico. È tutto abitato, quindi la situazione è veramente inaccettabile. È un'amministrazione che si volta dall'altra parte, è complice, è connivente delle situazioni. No, qui deve poi pagare l'impresa, cioè se ti si blocca il cantiere devi metterlo. Andiamo a vedere però, Michela, come siamo coi tempi, scusami, della nostra, perché mandiamo in onda tutto. Ecco, allora possiamo andare. Allora, continua qui. Vedi la situazione di un cantiere bloccato, cioè tu pensa ai cittadini, basterebbe poco, cioè si chiude questa roba e magari non ci viene a abitare quella gente che bivacca nella piazza. E adesso andiamo a vedere bene i bivacchi, cioè là dove c'è un simbolo dello Stato, anche di un fisco predatorio, di un fisco che non si fa nessuna remora ad andare a colpire con Equitalia eccetera eccetera, e poi a fianco di questa situazione c'è una situazione di assoluta degrado, dove la delinquenza la fa da padrone sotto gli occhi di tutti, con di fronte che abbiamo delle palazzine con le famiglie che abitano e tutti i giorni sono costretti a vivere in una situazione del genere. E molti anziani anche. Michela, vieni, venite tutti che saliamo, andiamo su a vedere, che attenta che questa non è acqua piovana, eh? Allora, guarda qui, ah guarda, ho visto una pantega pazzesca, cioè qui è pieno di topi, Te lo dico perché se hai paura. Allora, vieni qua, c'è un'area, non so Michela, sono escrementi, però qua giù c'è un'area passeggini, se mi vuoi seguire. Senti, ma per colpa tua quante scarpe devo buttare? Allora Michela, se vuoi andare laggiù, no, non vuoi andare laggiù, va bene, vado prima io, certo. Ma io cosa ho fatto di male? Aspetta che ho trovato una mamma mia. Ho trovato un'alternativa a non buttare le scarpe proprio così. Ecco qua. No, sì, si può guardare da sta parte. Ecco. Però Michela, ce l'hai fatta tu ad arrivare? Ma tanto hai delle belle scarpette oggi, Non potevi mettere gli stivali dell'altra volta. Ragazzi, se mi volete seguire non c'è problema, Allora c'è Michela che sta praticamente guardando, e ce l'hai fatta, adesso lì te le sporchi un po' e poi arriviamo. No, così fate anche delle immagini con cui documentare le vostre denunce. Facciamo vedere il consigliere che guarda, questo non è guardare. Bove ce la può fare, vai. Ma non è il circo Orfei, basta l'equilibrio, ecco, perfetto, grande Bove. Allora ecco qui praticamente ci sono sempre in questo quantiere. È la prima volta che entrate così anche voi, vero? Anche da solo non mi sono avventurato. Ecco, poi ci sono io che la difendo. Io e Bove siamo i primi che ce la diamo. Bove è anche grosso. Quindi. La lasciamo io e Bove. Quando siamo in situazioni di pericolo abbiamo uno scatto. Massimo, beh, sì, lei va protetta. Allora, no, adesso a parte gli scherzi. Comunque è una situazione che questa, la vedete, questa delle abitazioni, del classico campo rom. Questo è un campo rom in situazione protetta. Come, che schifo, puoi venire in situazione protetta, nel senso che di solito questo tipo di baracche nei campi rom, questo tipo di baracche stanno in situazione diversa, stanno all'aperto. E invece, ecco, l'hai visto il topo? L'avevi visto? No, te le perdi tutte. L'hai visto? Cioè, scusa, il grido è il tuo di dolore per un topolino, per un povero topo. Allora, questa è la situazione. Adesso ci fermiamo per la pausa, poi continuiamo, Ma in fretta, perché qua c'è. Allora, la camera è accesa, noi siamo leggermente usciti rispetto alla situazione di prima, siamo usciti, è accesa, no?
Noi siamo usciti perché siamo tornati qui in mezzo alla strada perché sono arrivati due signori che sulla situazione qui, ecco, tieni bassa la telecamera, ecco, uno è andato, vediamo se va anche l'altro. Sono arrivati due signori che non era il caso. Ti sei anche sporcata? Vabbè, sono arrivati due signori che non era... Però qua sulla strada possiamo continuare, Ragazzi, possiamo continuare qua sulla strada. Ma non aveva... Non mi sembrava che fosse... La situazione era brutta perché lì eravamo un po', diciamo, in trappola, perché adesso queste persone non ci hanno fatto niente, però non è che è stata una situazione simpatica, perché lì poi non avendo via d'uscita, obiettivamente se fossero stati qualcuno in più e magari male intenzionati... Secondo me c'è qualcuno in più dentro, però peccato perché stavamo cominciando a vedere le zone... Ecco, allora continuiamo di qua, perché comunque siamo sulla pubblica strada. Ecco, c'è un altro accesso, però ecco, noi abbiamo giocato ad entrare senza sicurezze, però forse abbiamo sbagliato perché non c'erano delle persone che sarei rimasto là, soprattutto per la ragazza che non si sa difendere. Noi, allora, vedi questa struttura quanto è grande. Allora, quella cosa che abbiamo cominciato a farvi vedere lì quando siamo entrati continua per tutti i piani della struttura. E allora, piani che tra l'altro sono, come si può vedere da qui, sono finiti, cioè nel senso, vedi anche qua c'è biancheria stesa e tutto quanto. Allora, noi ci siamo infilati in una situazione pericolosa. Fai vedere la biancheria. I topi non ci sono su, sono solo il piano terra. Qua si vede meglio. Qua. Da questa parte si vede proprio il filo steso con la biancheria all'interno. Oltre che quei sacchetti della spesa o che cosa contengono, non si sa. È una situazione veramente incredibile. Cioè, ripeto, qui sembra di essere in un'area di guerra. Guardate come sono i frigoriferi. Sì, i frigoriferi. Guardate la vicinanza con le case abitate dai cittadini che pagano le tasse e tutti i giorni hanno questo spettacolo davanti da un anno. Questo inverno avevano anche lo spettacolo per certi versi pirotecnico dato dai falò che questi qua creavano per scaldarsi con le assi che una volta erano appese a protezione erano installate a protezione delle facciate che mancano. Ecco, siamo in via, fallo vedere bene, via Bistolfi, vai all'incrocio, via Bistolfi all'incrocio con via Cima, ecco. In realtà l'Agenzia delle Entrate è proprio qua, via Bistolfi 3, e quindi è il civico dell'Agenzia delle Entrate, questo palazzo non è ancora civico, quindi noi ci troviamo praticamente, come abbiamo detto prima, di fianco all'Agenzia delle Entrate, ci spostiamo di là proprio, vediamo anche il cancello con insegna Agenzia delle Entrate. Ecco, allora qua un bel problema da risolvere per Pisapia e Company è di richiamare l'azienda alle proprie responsabilità. Ma quei signori laggiù sono cittadini o sono quelli che sono giù all'angolo? Sono cittadini o sono occupanti del... Ah no, ecco, sta uscendo l'altro, guarda. Vediamo. Allora... Vieni qua che sennò ti prende l'autobus. Allora, scusate, scusa Michela, io rientro, che cavolo me ne frega. Ma che vigile, ma è un vigile, il vigile c'ha più paura di me. Ascoltate, mi tenete questo. Il vigile, ancora col vigile. State qua, mi tenete questo che vado un attimo con Michela, scusami No, ma c'ho dentro tutte le... diteci se entra qualcuno, sì. Sì, ci chiamano. Tu che vuoi chiamare ancora i vigili, Ma chi sono quei due lì? Falli andare. Allora, tu sei sempre quella che vuol chiamare i vigili, scusami, Allora, vieni, Michela. Siamo giovani. Facciamo sto lavoro per documentare le robe. No, io ti sto dicendo che è una cosa impossibile che in una zona di Milano che comunque si sta riqualificando ci sia questa roba qua.
Allora, questa roba qua è data da topi, pantegane, casette che stavamo vedendo, situazioni di illegalità e di degrado che basta mettere un cancello, perché poi questa è la città dell'Expo, capite? Questa è la città in cui poi devono fare l'Expo. Per esempio, vedi, per questo qua, la tromba, che non è una parolaccia, la tromba dell'ascensore è diventato un cacatoio, che è una parolaccia. Allora, questa è la situazione. Poi, qua dentro, c'è nessuno? Qua dentro, fai vedere? No, vai con la telecamera, non succede niente. C'è qualcuno? No. Allora, qua dentro ci sono le capanne. Va qua, questa a sinistra, per favore. Sì, hai sentito un rumore, l'ho sentito anch'io, ma fa finta di niente. Fai lì, lì dentro, a sinistra. A sinistra ci abita la gente. Capito, questa è la situazione di degrado. E probabilmente per stare qui pagano un affitto e quant'altro. Io adesso vorrei vedere se riesco a salire. Ecco, devo dire che... Vieni. Devo dire che il consigliere non è che sia molto... Sta lì a parlare con la cittadina. Allora, noi facciamo così, perché... No, qua io mi rifiuto. Qua io mi rifiuto, cara amica. No, c'è giù le cantine, ma che sono diventati i Vespasiani. Sì, lo so che è pericoloso. Com'è pericoloso? Dai. Sali un attimo, c'hai le vertigini, cosa? Stai sulla sinistra? Vabbè, tanto sacrifichiamo questo bel microfono se arriva qualcuno, non so. C'è nessuno? Boh. Allora, vedi qua, si snoda tutto un labirinto. Puoi far vedere a destra e a sinistra, e qua non ti succede niente, ci sono io. Le ultime parole famose. E di qua, va, vieni. Vieni. Vieni anche di qua, vieni. Tutto a posto? Sì. E qua, vedete? Allora, vedi qua. Questa è tutta un'area e l'hanno sistemata con questi... Vieni qua, per favore, Michela. Ti tengo io che le verti. Guarda allora da qua. Va bene, dai, si vede. Fammi vedere i tempi, scusami. Abbiamo ancora tempo per parlare. Ecco qua. L'hanno protetta così, l'hanno sfondata in un secondo. Qui abitano persone, ci sono le case. Soffri davvero di vertigini. Vabbè. Allora, vieni qua in centro. Allora, questa è la situazione. Adesso però direi che siccome è leggermente pericoloso, noi camminiamo qui. Eccoci qua. Sta arrivando... No. Questo chi è? No, stai lì. Allora. Tutto tranquillo lì? Perfetto, va bene. Allora dateci ancora un minuto, che ho visto solo una cosa. Michela, vai tranquilla. Allora, questa è la situazione. Vieni. No, non succede niente, ti accompagno io. Guarda. Salve, possiamo fare una domanda? Possiamo fare una domanda per la televisione? No? Posso fare qua? Cosa sta facendo qua? Faccio mangiare se manca. Da dove viene? Che paese? Uite, quello sta facendo fuoco. Hai fatto il fuoco. Sì. Va bene, ma ciao. Non ho soldi. Non hai soldi. Uite il bollettino, Francia. Ok. Possiamo fare una domanda? Non parla. Guarda, vieni a vedere la signora che ha fatto l'operazione. Possiamo fare una domanda? Ok.
No problem. Ma perché non avete delle case? Sì, la stasera. Ah, ok. Ok. Per fare di come vivono, sì, perché non c'è casa, non c'è riscaldamento. Ok. Ecco, continua. Salve signora. Cosa? Non sta bene. Non sta bene, fa male, vai, fa male. Cosa ha detto? Vai a dormire con lui. Ah, letto, vedi il letto della... Si può? Guarda. Ah, il letto... Ma è col freddo che c'è stato questi giorni? Qua il freddo, non c'è freddo. Ah. Vai l'acqua, l'acqua. Ah. Colo, vai caldo. Ah, ok. Ah. Ma cosa? Operazione alla Romania. A te ficato. Nemo soldi se plega la Romania. Ma che malattia è? Che malattia è? Non lo so. Tumore. Tumore. 4 kg 900. Prima operazione. Asta încurcătură de mație a doua. Și asta peritonită. Eu am dat la sapă la Vrancea, la Moca. La ter, da. E peritonită. Și a ieșit afară. Așa, nu am soldi să plec acasă la România. Ce să... A vedere bine cum e. Doare, mama, doare. Mă doare, dar ce să fac? Quindi questo è un tumore praticamente. Tumore, mamma. E questa qui e vivi qua dentro? Sì. Cucini lì? Da. Vabbè. Ok, lasciamo la signora, buongiorno. Salve. Dammi i tempi, Michela. Ecco. Fermiamoci un attimo, anzi andiamo via subito, perfetto, arrivederci. Salve. Via, andiamo. Eccoci qua. No, perché praticamente non è come sembra, è pieno e sono arrivati quelli con le legne lì, non lo so. Magari non fa niente, ma magari... Soprattutto dopo le 7 è pieno, perché ritornano dalla questua. Sì, ci ha chiesto di tornare verso le 9, così trovavamo tutti. C'è una signora con un tumore così, una roba, cioè, da portare via... Vedi che te salgono. Da portare via immediatamente. L'hanno visto, è meglio che ce ne andiamo anche, perché questi qua possono anche diventare pericolosi. Sì, continuiamo la nostra intervista in macchina, Michela, per favore. Ho capito, però se questi vengono giù... Ma un vigile cosa fa? Ma un vigile c'ha più paura di noi. È venuto giusto Bove e l'altro... Allora, continuiamo la nostra intervista in macchina, scusami. Vabbè, la macchina... Vai. Eccoci qua. No, hai capito. Cioè, ragazzi, questa è, cioè, praticamente su, ma queste cose le dovrebbero sapere i vigili che non le sanno. Guarda quello lì affacciato. Lo vedi? Lo vedi? Stanno controllando perché hanno dei traffici o qualcosa sopra, Lo vedi che sta controllando se siamo andati via. Là. Sta adesso è coperto dall'acqua. Vai un po' più avanti. Guarda, lo vedi lì? Lo vedi quel signore lì? L'hai visto? È là, di guardia. Vabbè. Comunque, io lascerei la zona, però guarda che roba, un palazzo enorme. Eccoli, li vedi? Eccoli là. Ecco, questi qua, manco... questi qua non è che sono buoni, Ho capito. Li hai visti? Sì, uno di... No, guarda, non... Ti posso dire una roba? Che tra l'altro... Gli ultimi che arrivavano manco mi sembrava... qua c'è l'agenzia delle entrate, a fianco dell'agenzia delle entrate. Allora, l'ultimo che arrivava
neanche mi sembrava rom, eh? Infatti il ragazzo su che guardava non era rom, è uno dei due, quindi qualche traffico ce l'hanno. C'è un palazzo abbandonato, preda dell'illegalità, è ovvio che poi diventi la base per qualsiasi tipo di traffico. Questa è una ragione in più per cui questo palazzo dovrebbe essere messo in sicurezza, almeno ricostruita una cinta, un muro di cinta, mettere delle reti e soprattutto monitorarlo. Ma non si può lasciare una situazione di questo genere, cioè sembra veramente Beirut. Portano le casette di legno, i frigoriferi, va avanti da più di un anno questa situazione. È evidente che è una situazione in cui la forza pubblica non interviene, dove l'amministrazione pubblica ignora completamente. Allora, questa qua è la periferia. Questa qua è la periferia di Milano, della zona 3 di Milano. Ci hanno rotto le scatole con il centro di Milano. I problemi della gente sono in periferia, perché qua ci sta il popolo che vive. Quindi ci avete rotto le scatole con questa prosopopea della zona 1, dell'area C, delle piste ciclabili. Venite qui a risolvere le situazioni di degrado assoluto che esistono. Ecco, qui aggiungere una cosa. Queste nuove costruzioni dietro la Sedunga sono il quartiere del Rubattino. Dietro, dove ci sono ancora i capannoni degli innocenti non ancora qualificati, ci sono altre tende e zingari. Ma qui, diciamo, la situazione è da 5 anni che si ripresenta, diciamo, in maniera alternata, continua da 5 anni con sgomberi e continuano a venire, perché per forza quando si lascia un quartiere non finito. Le favelas che ci sono in via Rizzoli, c'è una situazione che sembra di stare a Rio de Janeiro, lì sull'Ambro. Centinaia e centinaia di casette, di baracche, in una situazione di grandissimo degrado, anche di grande insicurezza anche per le persone che magari stanno lì e dormono lì, perché l'Ambro esonda e quindi volta per volta le persone vengono, insomma, queste casette vengono distrutte e poi ricostruite, c'è gente che ci vive dentro, cioè è una situazione che non può essere lasciata a se stessa. Bisogna intervenire, sgombrare. Le situazioni di difficoltà, come la signora che abbiamo visto, che veramente faceva male al cuore vedere una persona che sta male in quella maniera lì, vanno assistite, questo è sicuro. Ci sono delle realtà anche di chiesa e vicine all'assistenza che possono dare una risposta a queste situazioni, ma non è lasciando le cose nello schifo in cui sono che si risolvono. Ecco, noi tra l'altro siamo partiti da una situazione di una piazza dove c'è del degrado, abbiamo capito che la gente veniva da lì, io mi aspetto grandi cose dal consigliere, perché su questa roba qua deve fare tutto il casino possibile, e non può starci una roba del genere. Io farò fuoco e fiamme per fare in modo che questa amministrazione prenda in mano la situazione e intervenga. Farò di tutto, farò l'esposto ai vigili, parlerò con tutti gli assessori, con l'assessore alla sicurezza, faremo una mozione in consiglio di zona, in consiglio comunale, cercheremo anche di andare sui giornali, ma nulla si può fare se non c'è la volontà politica di far ritornare questa situazione nel perimetro della legalità. Allora, io ho voluto coinvolgere anche Marco Valiero, perché? Perché io in comune, spesso in consiglio di zona, con questa maggioranza, siamo un muro di gomma. Le mozioni che spesso noi presentiamo, anche su temi così importanti, non vengono discusse per mesi, addirittura per anche un caso anche per un anno e mezzo. Io ho dovuto aspettare, per esempio, 8 mesi prima che il consiglio di zona decidesse di affrontare e poi fortunatamente di approvare una mozione che chiedeva lo sgombero di Valvassori Peroni, dove c'erano degli occupanti che organizzavano rave a pagamento, no? In Città Studi. Per questa situazione di rimembranze di Lambrate sono già 2 settimane, forse 3, che ho presentato la mozione e non è stata ancora messa all'ordine del giorno, perché qui c'è un muro di gomma. Nei consigli di zona la maggioranza di sinistra cerca di non far passare le tematiche che possono mettere politicamente in difficoltà. Per quello che io mi sono voluto rivolgere al consigliere comunale, affinché lui potesse agire a livello istituzionale più alto, quello di Palazzo Marino del Consiglio Comunale. Ecco, allora adesso possiamo parcheggiare, perché direi che abbiamo già visto abbastanza. Allora, vedete, cari cittadini, adesso ci raggiunge anche Michela, partendo proprio dal degrado di questa piazza siamo andati a vedere dove abitano queste persone. Ma è normale che ci debbano andare dei giornalisti e non le forze dell'ordine? È normale che ci deve andare un consigliere di zona? Ah, eccola, no. Prego. Temevo, no. Ci stanno dentro tutte le mie cose, temevo che... Ecco, è normale che ci deve andare un consigliere comunale, un consigliere di zona o i semplici cittadini
per far vedere tutta quella merda lì. Cioè, cioè se capita in un paese straniero, ma va là la polizia e sigilla. Per me è un dovere il fatto che io possa portare l'attenzione. Però queste cose sono straconosciute da questa amministrazione. Noi siamo qua a lamentarci e continueremo, eccetera, eccetera, ma l'amministrazione di questa città conosce queste realtà di degrado e sceglie per una ideologia loro. Ma dai, come puoi fare a dire che lo fanno apposta? Assolutamente. Allora, c'è stato una email, no? Noi siamo tutti, lo sappiamo, no? C'è stata un'email in cui viene risposto da una consigliera di zona della zona 3 di sinistra, dove si dice: ma guardate che i problemi di via del Rimembranze dell'Ambrate è solo nella testa del consigliere Gianluca Boari. Sostanzialmente ci è stato detto che una funzionaria del consiglio di zona 3 ha risposto. Sì, ha risposto. Che non si sa qual è il problema, forse è nella testa del consigliere. Io porterei lei là. Comunque, la metto là con la scrivania e l'ufficio. Il problema è che, ripeto, la metto là. Quando è venuto il consigliere Bove in consiglio ogni di zona, ogni tanto le cagano in testa dal piano di quando sopra. Quando è venuto il consigliere Bove in consiglio di zona, poi la stessa vicepresidente del consiglio di zona sostanzialmente sminuiva il problema, che è del PD, sminuiva il problema dicendo che gli zingari ci sono sempre stati, non è un grande problema, non c'è questo problema di sicurezza. Il palazzo, la scusa del palazzo, è da un anno che è in questa situazione. I cittadini anche in quel caso hanno fatto una raccolta di firme, tutti i cittadini che abitano nei palazzi prospicenti. E il comune cosa ha risposto? Non si può fare niente, sappiamo. Cosa non si può fare niente? Cioè, non esiste che un palazzo rimanga a questa situazione. Col buonismo, non andiamo più da nessuna parte. Ma adesso voglio vedere dove andiamo. Abbiamo fatto le immagini, siamo andati là, tutto improvvisato, non ci siamo portati un cazzo di nessuno, non abbiamo chiamato i vigili che tanto non servono. Voglio vedere quante settimane devono passare perché questa cosa è sigillata. Vorrebbe dire che avete fatto una roba concreta subito. Io porto questa questione con tutta la forza che ho all'attenzione dell'amministrazione. Non sono io responsabile se riusciranno, se non faranno nulla. Certamente continuo a battere palmo per palmo la città di Milano per trovare queste situazioni e continuare a portarle all'attenzione della stessa. Non è neanche difficile trovarle ogni 3x2. Ecco, noi tra l'altro oggi, tanto per raccontare in che area siamo, abbiamo percorso pochissimi minuti in auto da Rimembranze di Lambrate e via Bistolfi. Questa è il quartiere di Lambrate, ci sono già due situazioni. Vi dico una cosa in più: Valvassori Peroni 10, sgomberato 6 mesi, un anno fa, è ancora occupato adesso da una famiglia con suo lucchetto che entra nel cancello, ex uffici del comune di Milano. Parliamo in quel caso addirittura di un'area demaniale, cioè il comune non sgombera neanche casa sua. Poi i Rizzoli, dove ci sono le favelas, e tutta questa è sempre zona 3 ed è sempre una piccola parte, cioè la periferia oltre alla massicciata ferroviaria. Se metti assieme tutte queste zone c'è una Milano che è veramente da buttare. Torniamo tra poco.